Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo, mani e piedi, e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Buongiorno e buona domenica. Ogni volta che il Signore parla in parabole, c'è il rischio di inciampare nella loro comprensione, perché fin da quando eravamo piccoli che ci vengono spiegate e rispiegate nello stesso modo. Perciò c'è chi pensa di sapere già che cosa esse significhino e c'è chi magari è anche stufo di sentire per l'ennesima volta un brano del Vangelo che parla di una storia ormai passata. Invece le parabole vanno tutte lette mettendoci noi in prima persona fra i vari personaggi che Gesù cita. Perché la parola di Dio è sempre attuale. Ovviamente è facile da capire. In questo caso non possiamo pensare di essere noi il re o il figlio del re. Però potremmo benissimo essere i primi invitati. L'atteggiamento che Gesù stigmatizza in loro è quello che potremmo paradossalmente avere anche noi nei confronti della Chiesa ogni volta che pensiamo anzitutto al nostro benessere. Prima devo pensare a me. Ora non ne ho voglia di aiutare o di fare. Faccio già troppo. Adesso ho altri interessi. Se avrò tempo ci penserò a farlo. Sono solo alcune delle frasi tipiche di chi rifiuta l'invito del re a partecipare al banchetto. Come quella volta in cui mi chiamarono a notte fonda per portare i sacramenti ad una persona che stava morendo. Di primo acchito pensai: su, è tardissimo, lasciatemi in pace. Che cosa mi fece cambiare idea? Il fatto che attraverso quella circostanza mi accorsi che era Gesù stesso che mi stava chiamando. Se non fossi andato avrei perso l'opportunità di incontrarlo, di incontrare lo sposo. È vero, tornai a casa molto tardi e molto stanco, ma con una letizia in fondo al cuore. Ma potremmo anche immedesimarci, sempre pensando alla parabola, al secondo gruppo di invitati, tra i quali in modo particolare vi è l'uomo che non aveva indossato l'abito nuziale. Rimaniamo attoniti di fronte alla reazione del re, che lo fa legare e gettare nel buio, fuori, dove vi è pianto e stridore di denti. Ma che cos'è questo abito nuziale che quell'uomo non ha indossato? E noi lo indossiamo? L'abito è la fede. Non si può dire di essere credenti e continuare ad indossare un abito vecchio. Credere impone delle decisioni che, prima ancora che trasformarsi in azioni, si realizzano in un cambiamento di mentalità. È una disponibilità a cambiare. Senza questo nuovo atteggiamento potremmo anche banchettare con Dio, andare a messa, ma ciò non ci servirà a nulla, anzi. Il Vangelo di oggi, dunque, guardando l'altra faccia della medaglia, la prospettiva di Dio, ci rivela appunto un Dio che, se da una parte non si impone alla nostra vita, lasciando intatta tutta la nostra libertà, dall'altra non potrà salvarci se noi non coopereremo con Lui. Facciamo oggi questa scelta di campo. Evitiamo di realizzare solo i nostri comodi, aderiamo all'amore di Gesù, cambiamo il nostro modo di vivere, aiutando così il Signore a salvarci. Ah, e non dimenticatevi di pregare per me.